Dopo aver atteso per anni gli interventi del comune di Pomezia e degli altri enti competenti, i cittadini delle due vie delle Monachelle e del villaggio Bravetti scendono in strada per rivendicare i propri diritti fino ad ora ignorati. Chiedono i servizi primari, acqua, fogne e messa in sicurezza delle strade. Noi in questa zona siamo completamente senza acqua potabile. La stiamo chiedendo da anni e ancora non siamo riusciti ad ottenerla. Recentemente la situazione è anche peggiorata perché è passata dal comune, la responsabilità è passata dal comune di Pomezia ad Acea e la situazione sta peggiorando, i tempi si stanno notevolmente allungando. L'acqua che utilizziamo è quella delle falde acquifere e sappiamo tutti in che situazione si trova. La strada è talmente disastrata che continuiamo a spaccare le macchine. E purtroppo è subordinata alla realizzazione dell'acquedotto. Le fogne, un altro capitolo abbastanza patetico e ridicolo. I lavori sono stati completati da anni, ma ancora non riusciamo ad allacciarci per alcuni cavilli politici che nessuno vuole risolvere. Sono anni e anni che chiediamo queste priorità. Prima di tutto l'acqua, poi le fogne e poi le strade, basta guardarle, macchine rotte, ruote rotte, sempre un disastro. Non ci ascolta nessuno, sono 4 anni che chiediamo di essere sentiti, non ci dicono niente e siamo stati costretti quindi ad arrivare a questa situazione. Come si cammina su queste strade? Malissimo, come si cammina? Guardate, lo vedete pure voi come si cammina. Sono 5 anni che stiamo dicendo sempre di fare il manto statale, poi ci dicono sempre che non possono, perché devono passare con quelle fogne, le cose, ma noi diciamo almeno attappateci le buche, no? Attappatele, fate un bel lavoro. In realtà vengono, tappano qualche buca qua e là e poi se ne vanno. Glielo vai a te, ritornano dopo una settimana, gli attappano qualche buchetta e se ne vanno, ma in realtà il problema si vede, è un problema proprio serio. Questa è una strada che deve essere rifatta tutta. Quali sono le risposte dei vari enti locali? Le risposte sono state sempre evasive, è stata fatta una programmazione che poi è rimasta così su carta, adesso ci stanno le società che dovrebbero portare avanti tutti quanti i piani, i progetti, ma è tutto fermo, non ci sono tempi certi, non ci sono date, non c'è nulla, quindi zone come queste hanno talmente tanto bisogno perché hanno degli approvvigionamenti di acqua che da pozzi che sono avvelenati, sono inquinati. Hanno bisogno in maniera urgentissima di questi servizi. Il corteo appena passato terminerà in via Faenza e secondo una stima degli organizzatori sono oltre 200 i partecipanti. Da Pomezia per Canale 10 Paolo Leone.